inclinazioni, quindi lo sportivo, il tradizionale, il liceo delle scienze applicate o anche un istituto tecnico dei trasporti e della logistica. Allora, per quanto riguarda la mia esperienza in questo frangente, nella didattica a distanza, posso dirvi che io parto privilegiata perché la mia scuola, fin dal 2013, ha molto lavorato sul tema dell'innovazione metodologica attraverso il digitale. Quindi noi, fin dal 2013, abbiamo iniziato una sorta, all'inizio per l'appunto era una sperimentazione, prima con alcune classi, poi invece progressivamente in tutte le classi i nostri studenti hanno tutti l'iPad. E l'uso appunto del digitale è diventato per noi quotidiano. E quando abbiamo iniziato, abbiamo studiato molto, ci siamo appoggiati a chi in Italia aveva già fatto esperienze di innovazione, in particolare all'epoca il Liceo Lussana di Bergamo, che aveva lavorato molto in questa direzione appunto dell'innovazione tecnologica. E poi ci siamo soprattutto collegati con l'INDIRE, abbiamo sottoscritto il manifesto delle avanguardie educative e insomma abbiamo proprio così riflettuto, studiato e quelle che sono le tipologie oggi che leggo, che vedo un po' insomma utilizzate nella didattica a distanza, dalla flipped classroom all'apprendimento intervallato, sono delle tecniche che noi diciamo eravamo pronti a mettere in gioco. Quindi siamo riusciti ad erogare un servizio praticamente continuativo, quindi dalla chiusura della scuola il 24 di febbraio, a parte la prima settimana in cui anche noi siamo un po' ricorsi a quella pratica che non è didattica a distanza, ma che è semplicemente il dare i compiti e farli svolgere da remoto, poi dalla settimana seguente, metà della settimana seguente, siamo riusciti ad erogare un servizio di 6 ore continuative dalle 8 alle 14 tutti i giorni e continuiamo ancora. Devo dire che questo è molto apprezzato ovviamente dalle famiglie perché, come immaginate, insomma, questo consente ai ragazzi quel minimo di quotidianità, di normalità che questa emergenza ovviamente ha travolto. E, è chiaro che bisognava essere attrezzati, cioè la videolezione non si improvvisa. Noi avevamo fatto appunto corsi su questo e quindi avevamo molto materiale a disposizione, oltre ad avere dei ragazzi che erano già molto competenti, perché è vero che sono tutti nativi digitali, ma sappiamo bene che un conto è essere nativi digitali, un conto è essere competenti sul digitale. Invece noi questo lavoro per l'appunto l'avevamo fatto. Che cosa posso dirvi? Posso dirvi che è chiaro che manca. È un'ovvietà, ma insomma vale la pena sottolineare la socializzazione, il momento del confronto con i docenti. Noi poi siamo una scuola che aveva strutturato tutto un sistema anche di tutoraggio individuale per ragazzi che vanno un po' così in crisi di motivazione, noi ne abbiamo parecchi. Ecco, e questo tipo di rapporto abbiamo cercato di mantenerlo, ma ovviamente con maggiori difficoltà. Beh, è chiaro che cosa ci sta insegnando? Ci sta insegnando quello che noi un po' avevamo per l'appunto già impostato come tematica, cioè la lezione frontale è qualcosa che ormai deve essere superato nella pratica quotidiana nell'aula reale, tanto più nell'aula virtuale. Quindi niente lezione frontale, l'aula virtuale come l'aula reale diventa luogo di discussione, di dibattito. Su appunto materiali che sono stati mandati, sui quali i ragazzi riflettono, per una didattica che attraverso la tecnologia, attraverso il remoto, diventa sempre di più, non può essere diversamente una didattica del saper fare, più che una didattica di tipo dichiarativo, trasmissivo. Altro punto di forza della didattica da remoto, siamo riusciti a recuperare dei ragazzi che stavano vivendo un momento di grande difficoltà e di isolamento sociale. Voi sapete che il tema dell'isolamento sociale, i famosi Hikikomori, è un tema purtroppo in aumento e almeno due dei ragazzi che stavamo perdendo con la didattica a distanza, devo dire che siamo riusciti a reintegrarli nel percorso. E questo è sicuramente un punto di forza sul quale bisognerà lavorare anche in futuro. Quindi io immagino che questa esperienza possa
Adesso noi abbiamo fatto anche un questionario che abbiamo mandato, l'abbiamo strutturato in tre parti, uno per le famiglie, uno per i docenti e uno per tutti gli studenti. Frutto dell'analisi di questi questionari, il frutto dell'analisi di questi questionari verrà dibattuto nel collegio docenti di fine anno, di giugno, per appunto capire quali sono i punti di forza che si potranno mantenere in un auspicabile rientro a settembre in aula e quali invece evidentemente i punti su cui così rimettersi in gioco per discutere. Ecco, io mi fermerei qua, spero di non avervi preso troppo tempo e sono comunque poi pronta a reintervenire se ci saranno le condizioni. Grazie. Bene, grazie. Poi magari ci dirò. Vediamo questo. Bene, la ringrazio, poi magari ci dirà anche qualche punto debole della didattica a distanza. Io passerei la parola sempre con questo ordine dato da Zoom al professor Lucchino dell'Istituto Manfredi Tanari. Ah, scusatemi, intanto vedo che è arrivato il professor Turluccio dell'Università di Bologna. Professore, buonasera, grazie. Buonasera a tutti. Buonasera a tutti. Luchino, dicevamo, Istituto Manfredi Tanari, Bologna, di insegnamento informatica. Ma un'informatica che è sempre stata, voglio dire, già dall'inizio dell'anno. In realtà c'è un microfono, forse che. Allora, dicevo, dall'inizio dell'anno. Informatica, io la definisco informatica di strada. Cosa intendo per informatica di strada? Quella informatica che in realtà è immediatamente fruibile. C'è un microfono, scusate, che c'ha un ritorno. E quindi dicevamo, una informatica che sostanzialmente è fatta di consapevolezza, è fatta di quotidianità, è fatta di cittadinanza digitale, ma la consapevolezza che di fatto non c'era, o perlomeno era molto limitata. Noi continuiamo a dire che sono i ragazzi nativi digitali, ma sono appena abili, non sono né consapevoli né competenti per alcune questioni. Loro questo evento lo stanno con me, perlomeno vivendo in maniera molto emozionale, positiva. Emozionale e positiva perché stiamo lavorando sulle procedure del digitale. Esempio, dico, può mai essere una lezione, ragazzi, organizzatevi l'assemblea di classe. Certo, organizzare l'assemblea di classe perché significa gestire tutto in digitale, significa definire quali sono i percorsi dell'assemblea, scegliere e proporre in qualche modo al docente. Prendere quel modulo che prendevano in portineria, e quindi è chiaro, ironizzando un poco, dico, corri, vallo a prendere. Dov'è questo documento informatico che deve essere evidentemente riempito, compilato e validato? Validato che è condiviso o trasmesso o inoltrato. Quindi c'è tanta di quella informatica in un'assemblea di classe che potremmo andare avanti per tanto tempo. Perché i ragazzi dovranno pur firmare un documento informatico. I due rappresentanti di classe, la dovranno poi trasmettere al docente al quale hanno già chiesto in che modo chiedono, no? Prof, ci dà la sua ora? Sì, va bene. Infatti io ho la condizione per fare questo, ho detto perché ci sia io come docente, perché vorrei analizzare sostanzialmente, gli ho spiegato le dinamiche, poi siete, no? Mi defilo e metto in un cantuccio. Ma poi quel documento deve essere mandato al prof. Il prof lo dovrà firmare. Come? Con quale firma lo firma il documento? Per trasmetterlo poi a chi? Ai due ragazzi coordinatori di classe o al docente coordinatore? E il docente coordinatore dovrà gestire l'archivio digitale o ibrido? Che tipo di archivio e quindi che storia stiamo disegnando? Se l'archivio è contestualizzazione degli eventi. Allora, vedete. Io perlomeno ho impostato anche altri colleghi, ho visto, sul cercare di capire che scuola stiamo vivendo oggi a distanza, con paure che ognuno di noi ha, ma allo stesso tempo con l'emozione
di inventare un modo di agire diverso, perché nella scuola io non l'ho visto, devo dire, ma da nessuna parte, molta innovazione della, per esempio nella gestione documentale. La gestione documentale nelle scuole è, ahimè, è molto molto carente. Bene, questo è il momento di introdurre nella scuola la gestione documentale, e i miei ragazzi che sono di vari settori, amministrazione, finanza e marketing, turismo, web community è un invito a nozze per i ragazzi della web community. Sperimentiamo immediatamente cosa, vediamo che significa essere comunità nel web. Cerchiamo di capire qual è la postura online che bisogna tenere, come si sta online, no? Come, proprio fisicamente come si sta online, no? Con quali tecnologie, con quali luci, con quali microfono, con quale sonorità e via dicendo. E i ragazzi stanno maturando molto. Cercare di fare tridimensionalità, cercare di fare delle cose un po' strane che sembrano, sicuramente non sono scritte nei libri da pagina a pagina. Noi ci siamo inventati per i ragazzi il digit, ma digit l'ho scritto D-G-I-T, poi come finale, no? Dig e app, tweet, mangiare, abbiamo mangiato assieme un giorno. Perché abbiamo mangiato? Questa non è informatica, ma c'è tanta informatica nel fare quello, perché c'è consapevolezza, c'è socialità, ma nello stesso tempo c'è uno storytelling per il futuro. I ragazzi hanno detto, ragazzi, non perdiamo la sua occasione, tra 20 anni i vostri ragazzi, se ne avrete, i vostri figli, vi chiederanno, e che è successo? Gliela racconteremo per immagini, come? Volete raccontarla con un sonoro? Benissimo. Volete raccontare e far vedere il piatto che voi avete preparato? Benissimo. Volete raccontare con un documento informatico che è la ricetta? Fatelo. Mettiamo tutto assieme, poi ognuno fa sostanzialmente quello che ritiene e montiamo una sorta di ebook che sarà restituito al tempo futuro. Oggi, per dire, ieri, insomma, in questi ultimi giorni parlavamo di tutte le app che è indispensabile imparare a usare e inventare. Immaginiamo un attimino se dobbiamo fare un'uscita didattica e dovessimo ritornare a scuola a settembre con degli autobus che potranno al massimo prendere a bordo 14 ragazzi, 14 persone. Bene, siamo 15. Che succede? Potremmo uscire da scuola o no? Allora ci saranno tutta una serie di questioni evidentemente che vanno affrontate, e molte andranno sicuramente affrontate col digitale. Ancora, il ricevimento online, ma scusate, dove eravamo? Eravamo nel Medioevo. Ma perché il ricevimento online non è stato fatto quando diciamo si mostra uno strumento eccellente? Io li faccio, li ho fatti subito, per esempio, credo che altri colleghi l'abbiano già fatti. Gestiamo tutto il rapporto del collegamento tra il richiedere il colloquio, il ricevimento, il colloquio, chiamiamolo, e il concedo, in quale orario lo facciamo, quanto tempo deve durare, la puntualità c'è, non c'è. I genitori da questo punto di vista sono estremamente entusiasti. In Italia ci sono 8 milioni e mezzo di circa, mi pare, no? Correggetemi se sbaglio, di alunni. Beh, se un quarto dovesse fare colloqui, presuntivamente sono 2,5 milioni di ricevimenti. 2,5 milioni di ricevimenti per una volta, poi perenne eventualmente, ma un genitore impiega meno un'ora per lasciare il suo posto di lavoro, la casa, andare in istituto, aspettare qualche minuto, essere ricevuto dal prof e poi ritornare a casa. Stiamo parlando su 2 milioni di ragazzi, almeno un 2 milioni di ore lavorate, no, perché si somma quella del prof pure. Quindi abbiamo numeri molto importanti, abbiamo effetti sull'inquinamento, abbiamo effetti sul traffico, abbiamo in definitiva una fluidità incredibile. Poi possiamo essere il papà, la mamma e il ragazzo e il prof, benissimo, facciamo un qualsiasi strumento, la scuola adesso sta dando molto meet e ci incontriamo in rete e parliamo. Mi fermo perché penso di essere al limite del tempo. Benissimo, la ringrazio, sono considerazioni. Benissimo, la ringrazio, sono considerazioni molto interessanti.
E approfitto nel passare per salutare il dottor Francesco Ziosi, direttore dell'Istituto Italiano di Cultura di Monaco. Buonasera, grazie per essere dei nostri. E visto che sono arrivati lui e il professor Tugluccio, dico di nuovo quali sono in qualche modo le modalità di questa tavola rotonda. Ci sono 5 o 6 minuti per ciascuno per come dire, raccontare la propria esperienza come preside, come docente rispetto alla didattica a distanza. Passerei alla professoressa Fantinato, dirigente scolastico del liceo Minghetti di Bologna, che tra l'altro è un liceo con cui ho un particolare legame affettivo. Prego, professoressa. Sì, ci sente? No, io non la sento. Non so gli altri. C'è il microfono che deve riaprire la professoressa. No. Sì, funziona? No. No. No, non la sentiamo. Beh, magari mentre la professoressa vediamo se Rosanna le aiuta, chiamo in causa il professor Giuseppe Turluccio dell'Università di Bologna. Prego, buonasera. Anche lui sente il microfono. Eccomi. Ah, perfetto. Cerchiamo di raggiungervi subito. Il professor Turluccio lo sentiamo. Perfetto, benissimo. E lei mi vedete anche, sì? Sì, 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 molto bene. Perfetto. Buonasera a tutti, ringrazio intanto chi ha organizzato questa occasione per poterci confrontare sulle esperienze di didattica a distanza, che per molti sono state un'esperienza nuova, nel senso che all'Università di Bologna molti docenti sono stati catapultati nel giro di una settimana in una didattica che prima non conoscevano. Una didattica che è piuttosto differente rispetto a quella tradizionale, che fa anche dell'interazione con i discenti uno degli elementi principali per capire come la classe sta seguendo i concetti, quali sono gli elementi che maggiormente attraggono la loro curiosità e quindi quali sono i punti di forza della lezione che si sta preparando e quali sono anche invece gli aspetti magari da approfondire con una lettura integrata o con altro materiale. Beh, la prima che si ha, come sapete, una didattica ha un enorme senso di solitudine perché soprattutto con alcune piattaforme, qui la tecnologia può fare la differenza, creano proprio una distanza difficile da colmare, nel senso Teams non consente di vedere molti volti, mentre Zoom e altre piattaforme consentono di avere in contemporanea sullo schermo 16, 25 o anche più visi, che chiaramente non necessariamente coprono tutta l'aula, però comunque trasmettono al docente il fatto che esiste una presenza dall'altra parte. Quindi una cosa è vedere dei volti, un'altra cosa è leggere in un angolino che ci sono 160 persone in aula, oppure 250, oppure 300, perché siamo abituati a sentire, percepire in un certo senso la pressione dell'aula. Poi è evidente che dopo vari anni di insegnamento non ci si spaventa di fronte a 600 occhi o a 800. Però una cosa è vedere le persone, un'altra cosa è sapere che ci sono e non vederle. Uno degli elementi chiave dei vari esperimenti che sono stati fatti, che sono stati anche raccolti in manualetti delle scuole di business, delle università e così via, riguarda un po' come strutturare la lezione. E quindi è chiaro che la prima cosa che bisogna cercare di recuperare con tecniche differenti riguarda il contatto con l'aula. Quindi abbiamo avuto esperimenti più singolari, alcuni docenti
all'inizio della lezione, soprattutto per le classi triennali, quindi gli studenti universitari più giovani, ho scelto la cravatta da mettersi quel giorno con un sondaggio online con gli studenti, quindi la lezione iniziava alle 9, dalle 9 alle 9.05 il docente mostrava sulla webcam 6 possibili cravatte e gli studenti avevano la cravatta 1, 2, 3, 4, 5, 6, quindi il docente indossava la cravatta scelta dall'aula, che è chiaramente un esercizio curioso, non aggiunge molto chiaramente al contenuto della didattica, però crea un legame tra il docente e la classe molto forte, perché in un certo senso si sentono coinvolti in una relazione molto vicina con il docente. Così come sono state utilizzate altre tecniche, ad esempio la possibilità di poter consentire alla classe di presentare dei brevi video all'inizio, quindi delle modalità con le quali superare il primo impatto, quindi la cosiddetta rottura del ghiaccio, che aiuta poi a costruire il rapporto d'aula, seppure con una modalità differente rispetto a quelle precedenti. E poi ci sono le solite note, per così dire, tecniche. È chiaro che una lezione a distanza va strutturata con un piano molto preciso della lezione, non si può immaginare di improvvisarla come magari si può fare in una lezione conviviale con gli studenti. Moduli corti, quindi raramente è consigliabile avere lezioni o blocchi più lunghi di 25 minuti, magari con una pausa breve, però una modalità continua dove è necessario rilanciare l'attenzione dell'aula, perché è molto facile perdersi, visto che tutta la lezione si racchiude in un rettangolo di 25 minuti. Segnare che probabilmente ho raggiunto i miei 6 minuti per altri approfondimenti. Sono qui. Grazie intanto, Carlo. Ok, grazie a te. Okay. Grazie a lei. Vediamo se si sente adesso. Trento, sì, perfetto. Adesso perché il Mac blocca alcune funzioni, ho cambiato PC. Wow, perfetto, professoressa Fantinato, la ringrazio. Salve. Prego. Allora, io sono preside del Liceo Minghetti dal primo di settembre. Il Liceo Minghetti stava procedendo su altre direzioni, stavamo lavorando su un'innovazione che è quella della didattica DADA, quindi della didattica per ambienti di apprendimento, e avevamo iniziato a pensare a un curriculum digitale. E quindi però se io dicessi che era una scuola che aveva sperimentato molto sul digitale, direi una cosa assolutamente non vera. La scuola però di fronte alla necessità ha reagito con grandissima professionalità, come proprio insomma secondo me dei docenti che la caratterizzano. Abbiamo avuto le prime 2 settimane secondo me tutti noi un po' uno shock culturale. Siamo rimasti molto presenti con i ragazzi e abbiamo appunto fatto quelle che erano attività di assegnazione di lavoro eccetera, ma nessuno di noi, io per prima forse, ci siamo resi conto del fatto che la situazione sarebbe diventata una situazione così strutturale. Quando abbiamo capito che cosa succedeva, abbiamo lavorato insieme con i docenti, poi insomma abbiamo condiviso negli organi collegiali delle linee guida per la didattica a distanza, con delle idee di base, io devo dire, molto diverse da quella della collega che conosco e che saluto. Prima di tutto abbiamo ritenuto che fosse importantissimo il discorso della presenza dell'insegnante, cioè l'insegnante che andava in qualche modo a prendere il ragazzo e a sentire il contatto con il ragazzo e ad ancorarlo in qualche modo al mondo reale, perché avevamo paura che questi ragazzi chiusi nelle loro stanze e nelle loro attività, insomma, si isolassero sempre di più e si sentissero molto soli. Seconda cosa, noi abbiamo definito come collegio docenti di non erogare le lezioni esattamente come se fosse una trasposizione della mattina normale, perché la didattica a distanza ha tempi, modi e ritmi molto diversi. Quindi abbiamo proposto un orario alleggerito, ma anche con modalità di lavoro molto diverse. Cioè le classi del ginnasio devono ogni mattina almeno avere 2 ore di lezione in video con i docenti, e quelli del liceo almeno 3 ore,
ma poi ogni mattina i docenti hanno preparato molti lavori interdisciplinari o molte attività di gruppo, compiti di realtà, cioè si stanno proprio sforzando di lavorare in una maniera diversa, perché stare dietro un video tante ore è impensabile anche per i ragazzi, cioè non volevamo fare una cosa che fosse una trasposizione della nostra quotidianità, ma volevamo ovviamente adattare la didattica a questo strumento che è molto molto diverso, valorizzando soprattutto il coinvolgimento dei ragazzi, anche proponendo loro attività che poi si potessero fare al pomeriggio, insomma, che facessero gruppo. E questo sta funzionando, abbiamo anche asciugato ovviamente il curriculum, perché con il lavoro di dipartimenti abbiamo deciso quali erano i nuclei essenziali su cui bisognava lavorare, poi corollario di questo abbiamo condiviso una riflessione sulla valutazione, quindi insomma abbiamo, che è una valutazione essenzialmente formativa, perché al netto che poi i ragazzi possono essere tutti promossi o no, e qui aspettiamo l'ordinanza del Ministero, però abbiamo condiviso che in questo momento fosse molto molto importante, già stavamo lavorando su questo, aiutare i ragazzi a valorizzare più che il prodotto il processo e quindi le modalità con cui si apprende, sforzandoci sempre di tenere molto alta la loro motivazione e il loro aspetto relazionale. Abbiamo poi ripreso tutte le attività pomeridiane per come potevamo, dal teatro alle attività di lingue, proprio perché il liceo Minghetti si caratterizza per una vivacità molto grande, per il fatto che i ragazzi sono sempre a scuola anche al pomeriggio, a studiare insieme, a lavorare, quindi anche tutte le attività di sostegno allo studio. Non ci siamo dimenticati, insomma, dei ragazzi più in difficoltà, abbiamo ad esempio uno sportello con una specialista per i ragazzi con disturbi d'apprendimento, abbiamo riattivato lo sportello psicologico anche a distanza e poi abbiamo alcune attività serali di lettura dei testi filosofici, abbiamo dei corsi di yoga perché i ragazzi si rilassino, insomma sta funzionando tutto, è stato uno sforzo organizzativo molto molto importante. Parallelamente a questo stiamo concludendo un curriculum digitale, perché in realtà abbiamo visto che i nostri ragazzi imparano in fretta, ma nonostante siano nativi digitali non sono molto, cioè non hanno delle competenze digitali particolarmente solide, insomma se pensiamo alle competenze della Commissione Europea siamo ancora, insomma è ancora un traguardo da raggiungere. Ciò detto, a tutti noi ragazzi mancano, cioè non pensiamo che questa modalità possa supplire la presenza, insomma io sono una sostenitrice del fatto che noi in qualche modo a settembre dobbiamo ripartire, dobbiamo trovare delle modalità per riaprire anche solo parzialmente le scuole, perché per quanto tutto questo stia funzionando, però io penso che i ragazzi abbiano bisogno del momento della socialità, del confronto, dello scontro, perché comunque questo mezzo un po' rende tutto diverso. Anche noi abbiamo fatto un questionario, io per ora lo abbiamo fatto solo per i ragazzi, in una prima parte abbiamo capito come stavano i ragazzi, molti ci dicono che si sentono un po' soli, un po' stressati da questa situazione, e poi abbiamo lavorato fatto delle riflessioni sull'aspetto didattico, che insomma funziona, i ragazzi sono soddisfatti eccetera, e poi un po' sull'idea che loro hanno della ripresa a settembre, se immaginano di dover recuperare, insomma se si sentono in difficoltà rispetto all'idea di tornare a scuola. La situazione è una situazione positiva perché i docenti stanno lavorando insomma molto bene, però insomma, ci preoccupa il fatto che i ragazzi adesso inizino a sentire il peso di questa situazione. Ecco, questo è quanto. Bene, la ringrazio, ha messo altri due punti decisamente, decisamente importanti sul tavolo, no? Un po' la resilienza, come si dice, dei ragazzi e la loro capacità di resistere e la necessità, diciamo, assoluta, vediamo in che tempi e in che modi, di rientrare in aula, no? La scuola è in primo luogo, forse un luogo fisico, d'accordo? Quindi... Bene, volevo sentire il professor Grandoni, prego, dell'Università del Politecnico delle Marche. Grazie anche a lei per essere qui. A lei la parola. Bene, grazie, buonasera a tutti. Questa esperienza, innanzitutto la mia università si chiama Università Politecnica, perché il Politecnico in Italia, diciamo,
ce ne sono due di politica, quindi non... no, perché poi ci sono sensibilità particolari nel mondo accademico, anche con le definizioni. E, beh, questo è stato un fulmine a ciel sereno, perché l'università italiana, almeno nella mia università, che è una università non molto grande, ma che ha una interrelazione anche internazionale con tanti studenti che vengono dall'estero, ma non era preparata ad un'operazione del genere. Uno, c'è un problema infrastrutturale. Noi, le università italiane, quantomeno la mia, lavorano su piattaforme che nessuno pensava di utilizzare in una maniera, in una misura così massiccia come lo è stata. Per cui noi, ad esempio, abbiamo dovuto prima recuperare una coscienza digitale, diciamo, tra virgolette, professori di varie età, perché l'università, quindi, e questo è un primo tema che abbiamo dovuto risolvere. Secondo, la presenza di una infrastruttura comunque non deputata ad una ad un massiccio utilizzo, senza dubbio ha creato una serie di problematiche in relazione alla fruizione. Abbiamo dovuto mettere e relazionarci con più di una piattaforma per poter garantire agli studenti una corretta fruizione nel corso del tempo, e abbiamo utilizzato più piattaforme sulle quali poi i contenuti venivano in qualche modo duplicati. D'altro canto, la presenza fisica, almeno per la mia materia, io insegno una materia molto vicina alla tecnologia, perché anche se in un'università economica insegno business startup, quindi parliamo sempre di idee innovative, ma gli studenti di fronte ad una, seppure studenti della non della triennale, ma studenti più grandi, quindi magistrale, all'ultimo anno il mio corso, pensando che sono nativi digitali, e insomma ci sono rimasto un po' male sul fatto che i nativi digitali lo sono solamente per utilizzare Instagram e qualche altro strumento di comunicazione social, mentre l'approccio con quello che è uno strumento che chi sta nel mondo del lavoro internazionale utilizza quotidianamente, che è la videoconferenza, per loro è un ostacolo. Io questa mattina ho fatto proprio prima di vederci un follow up con loro in relazione ad un lavoro del gruppo che deve essere fatto, e la difficoltà che hanno rispetto all'aula di relazionarsi anche con il docente, vedo che è un problema proprio della fragilità nell'affrontare un cambiamento così. Cioè, il cambiamento è sicuramente stato un elemento complesso da gestire. Noi abbiamo anche dei corsi online nell'università che venivano fatti prima, oggi è tutto online, ma la modalità con la quale almeno io nel mio corso ho cercato di rendere appunto più fruibile il trasferimento della conoscenza, la stratificazione della competenza, è sicuramente stato utilizzando lezioni con una durata non troppo lunga, quindi tra 15 e 25 minuti, e poi un utilizzo anche di strumenti come video, spiegazioni video, perché in rete si può acquisire molto, e questa cosa ha in qualche modo ricreato un po' di quella empatia che secondo me è fondamentale, almeno all'università. Il trasferimento della conoscenza, se non c'è una empatia che la si può avere solamente fisicamente, perché comunque il video è a mio avviso un problema. Quindi il trasferimento della conoscenza passa anche attraverso una sensibilità che ogni studente ha in maniera diversa. Quindi utilizzare però delle soluzioni con video di YouTube, con altri video montati, significa per il docente un lavoro che io non l'avrei fatto in nessun altro modo,
perché è un iperlavoro, soprattutto le lezioni debbono poi essere registrate, rimangono registrate, quindi è un conto è quello che uno fa in aula e magari in aula riesce a appunto a fare un discorso in libertà, ovviamente una registrazione non si può più pensare che ci siano elementi che non siano strettamente nel rapporto studente, professore, e quindi questo è anche un ulteriore un punto di riflessione. Senza dubbio la cosa positiva che ho notato è stato, l'ha già detto precedentemente la professoressa Giovanna Negli Altieri, mi sembra che così, è stato il recupero di molti studenti. Perché? Perché chiaramente poter fruire anche in una forma non diretta e streaming, ma in una fase successiva, ha fatto sì che ci sia stato un recupero di tanti studenti che in qualche modo non avrebbero fruito della lezione diretta, quindi del rapporto con il professore, che a mio avviso non è in qualche modo sostituibile, non è un bene fungibile questo rapporto con qualunque libro e di qualunque tipologia. Io mi fermerei qui. Ok, delle volte ho anche un problema anch'io col mute, l'unmute. Bene, la cosa di cui sono felicissima è che siamo stati tutti nel rispetto dei tempi, quindi dopo magari riusciamo a fare un brevissimo secondo giro su alcune questioni che sono venute fuori. Volevo dare la parola al dottor Ziosi, sì, c'è? Prego, volevo dare la parola al dottor Ziosi dell'Istituto Italiano di Cultura di Berlino e sentiamo com'è andata all'estero con l'online italiano. Monaco. Allora, cosa fa un istituto di cultura? L'istituto di cultura è un ufficio statale che all'estero fa fondamentalmente due cose. Fa manifestazioni culturali italiane e corsi di lingua italiana. A chi sono rivolti questi corsi di lingua italiana? Sono rivolti fondamentalmente a persone che si appassionano all'italiano per ragioni quasi esclusivamente ragioni culturali, quindi non ragioni professionali. Mi sentite? Sì, certo. Ok. E non ragioni né accademiche e né economiche. Questo fa sì che fondamentalmente la platea dei vostri corsi sia una platea abbastanza age e che quindi quando c'è stato il momento di poi dover passare, come tutti, all'online abbastanza improvvisamente, noi abbiamo temuto molto sulla capacità dei nostri studenti di tenere il passo con l'online. In realtà abbiamo tenuto il 90% degli studenti perché abbiamo capito due cose. Da un lato, così, questa affezione per l'italiano e per la comunità che rappresentava per loro l'istituto era più forte anche di quello che ci aspettassimo anche noi, e questa è una cosa che ci ha fatto indubbiamente molto piacere. D'altro canto c'è anche la capacità dei nostri docenti di riciclarsi in fretta sul digitale. Chiaramente è già emerso subito in interventi precedenti. Abbiamo capito molto presto che non doveva trattarsi di una semplice trasposizione delle lezioni frontali su piattaforma, ma bisognava cominciare a elaborare qualcosa di nuovo. Allora qui, prendendoci un po' in terreno incognito, abbiamo anche colto l'opportunità per essere vagamente creativi, nel senso che ogni docente, a seconda dei propri alunni, ha modellato tipi di corsi diversi, orari diversi, modalità diverse, presenza sincrona, presenza non presenza, quindi lezioni asincrone, e quindi insomma bene o male siamo riusciti a mantenere la nostra platea. Quali sono le potenzialità, quali sono le difficoltà? Chiaramente la difficoltà emersa già da interventi precedenti ed emergerà anche sicuramente quelli dopo è la difficoltà della socialità. Le persone vengono da noi al di là di voler imparare l'italiano anche per frequentare, fare parte di una comunità. Questo chiaramente è una cosa che manca e ci continuerà a mancare.
Altro limite per noi serio è il discorso sulle certificazioni linguistiche, cioè finché si è informali online va benissimo. Quando si tratta di dover registrare dei livelli di certificazione che sono quelli europei e che noi svolgiamo in collaborazione con l'Università per Stranieri di Siena, e lì cominciamo a essere un po' in difficoltà, tant'è che già a giugno forse dovremmo fare questi esami, che vanno fatti perché sono esami alcuni dei quali danno adito alla richiesta di cittadinanza italiana, quindi insomma esistono problemi anche formali e legali, dovremmo comunque farli in presenza cercando di mantenere le distanze facendo numeri molto piccoli. Qui c'è appunto il primo dei problemi che c'è sulla didattica online. Per contro, quali sono le prospettive e le potenzialità? Da un lato stiamo imparando tutti che c'è una gradualità di modulazione tra presenza, non presenza, e sincrono, asincrono, e misture dei vari metodi, molto, molto maleabile e molto fattibile. Qui parlo anche da papà di una bambina che frequenta una scuola francese che è stata molto preparata a passare all'online, e loro fanno tutto in asincrono e poi dopo si vedono settimanalmente a fare una piccola riunioncina, 3-4 alunni, per appunto salvaguardare la relazione con i compagni. Questa è una cosa che stiamo cercando di incoraggiare anche noi, cioè di un po' separare, però rendere visibili sia il momento dell'apprendimento vero e proprio che quello della socialità, cioè cercare di mettere in luce anche con modalità diverse. La seconda potenzialità è che l'online va benissimo sui corsi individuali, cioè sui corsi individuali noi abbiamo molto aumentato i nostri corsi, non eravamo del tutto impreparati, nel senso che offrivamo corsi in dialogo Skype, molto semplicemente con soprattutto professionisti di aziende che lavorano con l'Italia. Ebbene, corsi individuali, come diceva qualcuno prima riguardo ai ricevimenti, in online funzionano piuttosto bene, nel senso che sono corsi nei quali comunque c'è un abbattimento di tempi, c'è una certa distensione nella conversazione, c'è una modulabilità tra docente e alunno praticamente totale, quindi questo è una potenziale forma di sviluppo. Quindi possibili sviluppi, modalità di interazione tra presenza e online che svilupperemo anche dopo e quella sui corsi individuali. L'altra cosa è che, e qui ritorno a quello che dicevo prima su quello che fa un istituto di cultura, la didattica online ci serve per capire anche come fare cultura online, nel senso che, perdonatemi l'espressione che è diventata terrificante, ma cercheremo di fare questo famoso spillover tra didattica linguistica e cultura, nella misura in cui, mentre comunque sulla didattica esiste o esisteva una riflessione sull'online, sulla cultura praticamente questa cosa non c'è mai stato, era fuori dalla nostra ragione d'essere, che era proprio quella di essere una presenza statale, pubblica, italiana all'estero. Ecco, anche lì cosa sta emergendo? Sta emergendo che anche il prodotto, l'opera d'ingegno culturale funziona meglio se concepita direttamente per l'online. Questa è una cosa che stiamo imparando fondamentalmente dalla nostra esperienza con i docenti, quindi insomma stiamo ragionando, per sintetizzare, su due piani. Uno sul così individuale collettivo e dall'altro quello della presenza e non presenza. Su questi assi si muovono tutta una serie di varianti che noi stiamo cercando di sviluppare nel migliore dei modi e che sicuramente a partire dal prossimo anno accademico e culturale diverranno comunque strutturali, cioè noi continueremo a offrire corsi online anche quando riapriremo in presenza e probabilmente continueremo anche a offrire manifestazioni culturali online quando potremo anche farli in presenza. Ecco. Ci siamo trovati a imparare molte cose e cerchiamo di metterle a frutto. Bene, la ringrazio e tra l'altro penso di aver dato in dimostrazione in diretta che è necessario comunque nell'online avere quantomeno un piano B. Il mio primo device è morto, no? E prevedendo gli ultimi spasimi ne ho attaccato un altro in maniera da non perdere assolutamente nulla. Io vorrei chiedere al professor Giovanni Bocciartieri appunto di intervenire dopo questo primo giro, poi se magari qualcuno vuole dire qualcos'altro c'è sicuramente il tempo. E prego.
a lei la parola. Va bene, grazie. Intanto grazie a tutti, grazie dell'invito, grazie a tutti per le cose che avete detto. Secondo me, in maniera sintetica, mostrano un po' uno spaccato di quello che abbiamo vissuto in queste settimane e anche i mood diversi che riguardano il mondo della scuola, mondo dell'università, mondo della formazione culturale e anche qualcosa che ci aspetta. Cerco di sintetizzare un po', secondo me, i nodi principali che sono emersi, considerando anche il mio punto di vista. Io sono un professore dell'Università di Urbino Carlo Bo, quindi come i colleghi universitari siamo stati transitati in 3 giorni tutti sui corsi online, sulle piattaforme che avevamo, eccetera. D'altra parte mi occupo di analizzare il digitale, anche le tematiche dell'apprendimento in digitale, e su questo sono anche un attivista in rete, quindi mi interessano anche i tipi di reazioni che ci sono da diversi punti di vista. Parto da una cosa che avete detto in molti. Allora, secondo me, noi stiamo vivendo in questo momento un grande esperimento sociale che ci ha costretti a fare una cosa che non avremmo fatto prima, che ha accelerato in qualche maniera alcuni processi che forse alcuni soggetti avevano in mente, come abbiamo sentito, che stiamo già sperimentando, che ha costretto ad altri a riconvertire alcuni tipi di processi e altri a immaginarli dei nuovi. Come l'abbiamo fatto? L'abbiamo fatto attraverso dei nostri bias cognitivi, cioè dei pregiudizi che avevamo, anche positivi. Uno di questi è una metafora che utilizziamo per definire i ragazzi come nativi digitali. Io lo dico da, non so, un sacco di anni. È una sciocchezza, evidentemente. Cioè è una narrazione di tipo consolatorio. Cioè immaginare che abbiano delle competenze per il semplice fatto di essere nati con le tecnologie. Ce ne accorgiamo adesso, ma è evidente. Conosco delle persone molto anziane che sono bravissime con le tecnologie e ragazzi che sanno a malapena come dire, postare dei contenuti su Instagram, non lo dico in maniera provocatoria, perché i linguaggi sono di tipo diversi e immaginare questi come nativi è una narrazione appunto sbagliata, e quindi questa l'abbiamo approcciata. Un'altra cosa che abbiamo approcciato è che abbiamo fatto con quello che avevamo, che forse non è la soluzione migliore. Qualcuno dell'università, penso Torruccio prima, lo diceva: hai una piattaforma che è stata scelta dalla tua università rispetto a meccanismi e processi che forse erano anche previsionali per la didattica online, ma per gestire altre cose e altri momenti, trovi quella e ti concentri su quella. Oppure, come dicevano altri, si utilizzano una molteplicità fantasiosa di tecnologie e piattaforme per seguire gli studenti. Fuori da questo momento dovremmo fare una riflessione seria. Abbiamo visto come funzionano le piattaforme. Non è un caso che molte delle piattaforme che stiamo utilizzando stiano inserendo la grid, perché abbiamo, cioè la griglia, perché abbiamo capito che è insensato, come dire, non avere una griglia che visualizzi. Allora, questi sono piccoli spostamenti, o se pensate a come Facebook si sta ributtando fondamentalmente rispetto alla possibilità di fare, è uscito ieri sera, la possibilità di fare stanze per comunicare, cioè stiamo o quante persone hanno scaricato per la prima volta Zoom, se non altro per fargli aprire Zoom, cioè degli aperitivi con Zoom. Però, come dire, come i nostri bisogni di didattica, lavoro e socialità siano passati da cose che avevamo, cose che hanno abbassato il bias cognitivo rispetto al tentativo di approcciare, come dire, con nuovi tipi di piattaforme o di relazionarci. Non credo che nessuno abbia avuto un problema oggi a dire facciamo una video call, perché l'esperienza è talmente satura, diciamo, nel nostro orizzonte cognitivo, che questo, come dire, sancirà uno dei livelli comuni nel futuro. Però che cosa abbiamo imparato? E voi l'avete detto molto bene, che quello che stiamo vivendo adesso mette in discussione il modo che avevamo di fare didattica, non online. Mette in discussione il modo che avevamo di fare didattica, punto. Cioè, no, questo, lo dico con enfasi autoironica, è un punto di non ritorno. Perché è un punto di non ritorno? Perché non esiste un'alternativa fra fare didattica col digitale oggi o andare a scuola a settembre. Perché i prossimi mesi, come dire, dovremo sperimentare una modalità blended e che non vuol dire fare delle ore in aula e fare dei giorni con delle ore online. Lo dicevate tutti prima, è un'esperienza completamente diversa. Ci sono anche alcune università, mi viene in mente, dove i rettori sono azzardati a fare una conversione ora in aula, ora di didattica online, no? Dicendo ma un'ora lì, allora 20 minuti online. Cosa abbiamo imparato? Che il tipo d'attenzione cala dopo 20 minuti, quello che si vede in tutte le università del nord quando si entra al primo livello dell'insegnamento, che servono modalità di interazione, che l'engagement deve essere garantito. Forse abbiamo scoperto che l'engagement è più alto
non so quale sia la vostra esperienza, nei momenti di didattica attraverso le piattaforme rispetto all'aula paradossalmente. Io mi ricordo le prime lezioni usando Blackboard, che è una piattaforma che si permette di fare didattica avendo la chat aperta di fianco, sembrava di essere su Twitch, cioè quelle piattaforme che vengono utilizzate dai gamers per fare le partite in diretta con le persone che ti seguono e fanno i commenti qua di fianco. Adesso esagero, però dopo un po' i ragazzi hanno capito che potevano commentare mentre io parlavo. E non era solamente... alcune erano domande, alcune erano commenti, eccetera. Allora, questo vuol dire che alcuni meccanismi si sbloccano. Esco dalla banalità della narrazione per dire che cosa ci dicono le ricerche. Che una delle pressioni più forti rispetto all'interazione con il docente è il gruppo di pari. Nel momento in cui il gruppo di pari diventa meno visibile, scattano delle possibilità di tipo altro, nell'interazione scritta o nel fare una domanda e vedersi in video uno per uno, cose di questo genere. Però, come dire, questo è quello che stiamo scoprendo. Quello che avete detto tutti molto bene è che va ripensato il modello di didattica, va ripensato per i singoli insegnamenti, va ripensato una modalità blended e secondo me è integrativa, non alternativa. Cioè io vedo la stessa classe di ragazzi che dovrà gestire in parte contenuti che sono preparati dal docente e visti magari in asincrono, con i momenti in sincrono e magari in aula, in presenza, che sono quelli in cui si svilupperanno le dinamiche di interazione più forte. Questo anche, parlo per l'università, laddove abbiamo grandi numeri, spacchettando le classi. Cioè noi dobbiamo riuscire a conciliare meccanismi di personalizzazione con, per esempio, l'università di massa o, come dire, con aule che contengono molti studenti, perché questo il distanziamento sociale ce lo richiede, perché il rapporto con gli studenti ce lo chiederà. Quindi, secondo me, questo è profondamente vero in quello che voi avete detto. E ci sono delle cose di cui non abbiamo parlato e che, secondo me, appunto, sono interessanti o di cui abbiamo accennato. È ovvio che tendiamo a raccontare la nostra esperienza per gli elementi positivi, vedendo alcuni distinguo. Noi abbiamo comunque un problema che è il digital divide, è inutile nascondercelo, che riguarda non solamente gli studenti ma anche i docenti. Certo, in istituti sperimentali di eccellenza lo si potrà fare, però capiterà nelle prossime settimane, penso per l'università, la necessità di dover fare degli esami con studenti che non hanno una buona connessione. Molte università, non a caso, hanno fatto dei bandi per esempio, chi ha dei problemi, regalare banda o regalare device o cose di questo genere. Quello è una tematica. Questo riguarda gli studenti, ma riguarda anche i docenti. L'altra cosa è i docenti non erano pronti. Sicuramente non erano pronti i ragazzi, ma i docenti non erano pronti. Questo bisogna che ce lo diciamo. Noi abbiamo, se va bene in Italia, parlo per non per l'università, per il resto della scuola, un 40% di docenti, ci dicono le ricerche, che sono tendenzialmente predisposti positivamente nei confronti del digitale, che hanno fatto anche qualche tipo di sperimentazione, il che mi viene da dire abbiamo un 60% di docenti che non lo è. Ed è un problema di metodologie didattiche, di predisposizione, di bias cognitivi rispetto all'utilizzo della tecnologia. Questo grande esperimento di massa ha obbligato molti a fare molte cose. Voi avete raccontato, forse, come dire, siete anche quelli che hanno delle esperienze molto positive da raccontare, o mediamente positive, o come dire, con grande consapevolezza. Io appunto sento racconti anche di singoli docenti presi dalla disperazione del non sapere andare online o cosa fare con i ragazzi, per esempio. O alcune cose avete detto voi, anche in grado, però quelle contingenti, di disperazione dei ragazzi. È uscito ieri una ricerca, un ragazzo su tre tra i 13 e i 19 anni, come dire, in questo momento soffre di forme anche lievi di depressione. Però non è la didattica digitale, è il lockdown. Però il lockdown rischierà di diventare un lockdown, non so come dire, emotivo, se non cerchiamo di sbloccarlo in qualche maniera, no? Oltre che cognitivo e fisico. Quindi, e chiudo, secondo me dalle cose che avete detto è emersa la parte che mi dà più speranza rispetto a quello che ci sarà nel futuro. Quello che secondo me dobbiamo meditare adesso è che abbiamo parlato di esperienze che sono dettate dall'emergenza, alcune comunque erano già in prospettiva. Alcune soluzioni ci hanno fatto scoprire che avevamo potenzialità, penso a quello che ha raccontato prima Francesco rispetto ai corsi per singole persone, cioè che magari hai l'occasione di sperimentare di più adesso. Ecco, si tratta di consolidare le esperienze che abbiamo fatto adesso e immaginare che il futuro non sarà l'estensione di quello che abbiamo vissuto nel trauma
come dire, dopo. Ma partendo da quello, vedere le cose che hanno funzionato e no, e immaginare una modalità mista che accompagnerà studenti a questo punto di ogni ordine e grado, dove si può, perché qui non abbiamo parlato delle scuole elementari, insomma anche degli elementi dove ci sono molte più difficoltà, no? Dicevo, dove si può nel, da settembre in avanti. Poi, se me lo chiedete a me, personalmente, secondo me da dire da settembre, come dire, è poco. Cioè, forse abbiamo bisogno di risposte emotive e simboliche prima. Non so quali possono essere, però, come dire, l'idea che è tutto finito e poi ci ripensiamo a settembre, ecco, forse è qualcosa con cui... Però le cose evolvono, lo vedete anche voi, anche nelle dichiarazioni dei ministri. Non dico che cambiano ogni giorno, però, diciamo, forse ogni tre giorni sì, anche rispetto agli esami di Stato, non sappiamo ancora esattamente se si faranno in presenza, altri elementi, insomma, anche... è chiaro che è tutto in divenire, no? Perché il lockdown emotivo che stiamo vivendo, in qualche maniera, ci schiaccia molto sul presente e ci fa immaginare il futuro rispetto a una condizione di perenne crisi. Invece il problema è riuscire a capire come sbloccare e, come diceva anche Flucchino, direi, portare, considerare che il digitale riguarda non solamente le dinamiche dell'apprendimento, ma tutto il meccanismo che ha a che fare con la dimensione dell'apprendimento, non solo la relazione fra studenti e docenti, e quindi anche su quello, personale tecnico-amministrativo, dimensioni tecniche, eccetera, anche su quello dovremo lavorare. Questo, secondo me, è emerso in maniera molto chiara e molto lucida dalle cose che voi avete detto oggi, anche se da punti di vista diversi e osservatori diversi. Ah, grazie, grazie, è stato anche qui un intervento veramente interessante, a me ha fatto venire un sacco di altre domande, quindi dire, su questo lo misuro, no? La faccio a lei, ma insomma la faccio un po' anche, la faccio un po' anche a tutti, no? Noi abbiamo messo sul tavolo una serie di questioni, una serie di riflessioni che sono decisamente importanti. È vero, manca la parte dei ragazzi più giovani, quindi elementari e medie, ma la professoressa, la dirigente delle scuole medie, Umbretta Pomoni, ha dei problemi, ahimè, di connessione, come accade, e quindi non è riuscita a intervenire, sarebbe stato veramente interessante sentirla. Sulla considerazione dal punto di vista psicologico ed emozionale, no? di come supereremo, di come supereranno gli studenti e i docenti, anche qui io ho un punto di vista, come dire, altro, diverso rispetto al vostro, ma anch'io mi relaziono quotidianamente con docenti e studenti e ho visto che effettivamente da parte dei docenti c'è stata sicuramente una corsa, un affrettarsi, un cercare di capire che cosa si poteva fare con gli strumenti a disposizione. Vorrei spezzare però in parte una lancia, poi chiedo anche a voi come vi siete trovati, ecco. Se c'è una cosa che io ho trovato sconcertante, è stato un po' il proliferare delle piattaforme. Un po', quindi piattaforme diverse, con funzioni diverse, più o meno adattate, quindi la corsa a questo mercato della scuola improvvisamente aperto. E il fatto, per esempio, che alcune piattaforme come Google Meet, per esempio, abbiano dovuto inserire una grid a un certo punto, perché prima non era prevista, la dice anche lunga sulla sensibilità rispetto a che cosa vuol dire insegnare e imparare anche online, no? Cioè, dovrebbe da pensare che una piattaforma su cui si fa lezione online, la prima cosa che pensi è che tutti si possano vedere, non che gliela metti dopo arrivando in seguito. Questo ci crea anche in parte il problema, sono usciti alcuni anche articoli e ricerche su questo, su che cosa succede nei nostri contenuti, dei contenuti che vanno online, delle vostre lezioni, delle nostre lezioni, senza arrivare alla privacy più o meno intesa, no? Ma anche la possibilità per chi gestisce le piattaforme di avere improvvisamente a disposizione nel giro di qualche mese un database che batte l'Enciclopedia Britannica, batte la Treccani, no? Perché sopra c'è tutto il sapere possibile e immaginabile fatto nelle forme più creative, più nuove, più diverse, quindi anche avere questa possibilità. E quindi volevo chiedere a voi appunto se intanto come scuola, magari come università forse diversa, avete previsto la possibilità di un aiuto psicologico agli studenti, se e quando, speriamo a settembre, torneranno in aula, e anche come pensate di integrare
o di capire la modalità blended di cui parlava il professor Artieri, no? Cioè quindi una didattica che necessariamente dovrà pensare digitale anche quando tornerà imparzialmente o forse del tutto in aula, anche se la mia idea è che sicuramente indietro non si torna, no? Cioè abbiamo superato, evidentemente anche sopravvivendo al tentativo, questo fiume vorticoso del digitale che molti guardavano passare pensando che non la riguardasse. Quindi, ecco, appunto, le questioni sono un po' due. Uno, come pensate di integrare le didattiche e se vi siete anche come docenti e come presidi posti il problema delle piattaforme. Non so se chi vuole intervenire per primo, aprite i microfoni, direi che siamo... Sì, certo, lo sentiamo. Posso rispondere perché poi ho un appuntamento con i miei... Ma certo, prego. Allora, discorso delle piattaforme, ci siamo posti il problema. Allora, all'inizio abbiamo immaginato che ognuno... Noi abbiamo, vabbè, un registro elettronico che ha delle aule virtuali, quindi molti si sono rivolti a quello perché già lo utilizzavano anche per attività di recupero, eccetera. Abbiamo lasciato un po' di libertà nell'utilizzo delle piattaforme, poi ci si è assettati su due o tre piattaforme che erano più consone e abbiamo fatto in modo che ci fossero dei docenti esperti che guidavano i colleghi che erano un pochino più in difficoltà sulle piattaforme. Ma i ragazzi hanno un po' sofferto il fatto di avere piattaforme diverse perché li ha un po' certo. disorientati, proprio perché certo. appunto ribadisco che sono nativi digitali solo con lo smartphone in mano, ma poi su altre modalità fanno un pochino più fatica. Esatto. Sull'integrazione delle didattiche, nell'attesa che la task force che la nostra ministra ha organizzato ci dia delle linee guida in qualche modo entro cui muoverci, noi abbiamo immaginato due modalità, cioè immaginando che non tutti i ragazzi possano essere in classe, condivido quello che diceva appunto il docente prima, immaginavamo il fatto che la parte che non è in classe lavori a casa con del materiale dato e che in classe ci sia poi il momento più laboratoriale insieme ai docenti. Oppure l'altra idea, ma lì dobbiamo valutare anche se tiene l'infrastruttura digitale della scuola, è immaginare che quando una parte della classe è in presenza, gli altri possano essere connessi e con la lavagna multimediale interagire con chi è in classe. D'altro canto però c'è una terza via, i dipartimenti disciplinari proprio in questa settimana abbiamo deciso, stanno lavorando per immaginare, per raccogliere il materiale migliore, le lezioni sincrone, asincrone, eccetera, e fare in modo che quello possa essere una sorta di piccolo CNED del Minghetti, di Centro Nazionale di Educazione a Distanza, perché la Francia ha tutto pronto, noi invece siamo sempre... Quindi immaginare che noi abbiamo comunque del materiale per cui se anche riapriamo e c'è un improvviso lockdown, ora che ci si intanto ci si... riorganizzi, riassetti, ci sia del materiale per permettere ai ragazzi comunque di andare avanti. Quindi abbiamo immaginato tre strade, i ragazzi, la classe metà in presenza e metà no, che può lavorare o in presenza appunto con delle piattaforme proiettando, oppure che può lavorare in modalità laboratoriale, e poi invece il discorso di una sorta di archivio digitale della scuola dove i docenti mettono il migliore materiale, che possono essere lezioni che hanno preparato per i ragazzi, esperienze, modalità di approccio ai testi classici, eccetera. Questo è quanto. Io vi ringrazio, rimango 5 minuti, poi non vi disturbo più perché ho i rappresentanti di istituto che mi vogliono raccontare come vogliono fare l'assemblea online. certo, resti con noi finché può, poi dopo insomma lasciamo da ora, grazie per aver partecipato. Professoressa degli esposti, mi pare si fosse prenotata anche lei per una risposta? Professoressa degli esposti? No. Sì, prego. Deve usare il microfono. C'è il microfono in mute. Esatto, c'è il microfono in mute. No. Vediamo se... Bisogna dire che nelle lezioni
in aula c'è solo da considerare anche tutti questi momenti, no? In cui la connessione non va, qualcuno c'ha il microfono. Ecco, ecco, perfetto, prego. Scusa, ma non riuscivo a... Allora, volevo dire questo. Intanto saluto la professoressa Fantinato, che appunto conosco da tempo, che stimo come dirigente in gambissima, che ha gestito scuola assai complesse prima e continua a farlo ora. E dunque, ritornando un po' al tema delle piattaforme, allora, per quanto riguarda le piattaforme, noi già conoscevamo, perché vi dicevo che insomma la nostra scuola aveva già lavorato, quindi lavorava già molto col digitale, e conoscevamo già la piattaforma di Google, Google Suite, e quindi ci siamo, diciamo, orientati su questa. All'inizio, in effetti, anche noi avevamo sperimentato altre piattaforme, da Zoom ad altre, però per l'appunto si rischiava di creare confusione nei ragazzi. Quindi abbiamo fatto un'operazione un po' di forza, abbiamo deciso per una piattaforma e solo per quella, integrata con le aule virtuali, in alcuni casi, del registro elettronico. Però insomma abbiamo cercato di razionalizzare il più possibile l'utilizzo. Le 6 ore di lezione che eroghiamo non sono 6 ore sempre ovviamente allo schermo, ma è proprio la quotidianità dell'orario che ci sembrava avesse un senso rispettare, salvo poi che in queste ore ovviamente non sempre si è connessi, ma vengono dati appunto, cioè il momento dell'offline come il momento dell'online. Supporto psicologico assolutamente necessario, se il lockdown è pesante per tutti, per gli adolescenti lo è, in modo secondo noi molto importante, insomma è molto forte il loro disagio. Poi sono bravi perché appunto si mettono tanto in gioco, però bisogna fare i conti. Noi abbiamo mantenuto il supporto psicologico anche noi con la nostra psicologa di istituto, ma abbiamo anche lavorato, abbiamo fatto un lavoro proprio sul tema della resilienza ed è stato costruito anche una piccola guida ad hoc che è stata poi inviata agli studenti e alle famiglie, per dare degli strumenti che magari sono anche questi abbastanza così ovvi, ma quando uno poi li ha un po' tutti insieme ci può riflettere. E l'altro tema era quello della, ecco sì, fondamentale, l'insegnamento di questa nostra, di questa esperienza, la parte fondamentale è quello che poi tutti avete detto, cioè che va ripensata la modalità della didattica. Noi lo facevamo già prima, io sono partita presto a farlo perché avevo una scuola con un'utenza che va molto motivata, bisogna lavorare tanto sulla motivazione, e quindi il ripensamento della didattica tradizionale per una scuola come la mia è stato necessario, quindi per questo che mi sono trovata anche, come dire, un po' più pronta forse rispetto ad altri. L'ultima cosa che volevo dire, riprendendo quello che ci ha detto il professore informatica del Manfredi Tanari, sì, è che è verissimo quello che lui ha detto, cioè sfruttare quello anche dal punto di vista dell'organizzazione dell'anno venturo, quello che la didattica ci sta insegnando, vale a dire il fatto di questa esperienza ci sta insegnando, i ricevimenti online sono assolutamente da mantenere per il motivo del, così alleggeriamo i trasporti prima di tutto, no? Quindi, ma anche gli organi collegiali fatti in parte da remoto, non dico sempre o tutti, però mantenere anche questa modalità che non ha criticità, insomma ci consente di lavorare molto bene. Grazie. Posso? Certo, prego. E io volevo intervenire un attimo sulle piattaforme. Allora, la multipiattaforma io la vedo in termini estremamente positivi, molto educativa, perché i ragazzi, e io adesso agli inizi ne abbiamo usata una, ma adesso ne partono altre, i ragazzi e noi ci dobbiamo abituare a utilizzare diversi sistemi. Quindi se il nostro datore di lavoro, dico, no? Lo dico per i ragazzi più grandi, usa un'altra piattaforma, e facciamo, non la usiamo. Se dobbiamo fare un colloquio di lavoro su una piattaforma, quindi un colloquio online, se no a scuola abbiamo usato Meet, bisogna usarle tutte. Quindi più le usiamo meglio è. Questo è chiaro, è una maggiore fatica per chi non è ad uso a questo modo di lavorare. Però c'è un'altra questione. Le oligarchie digitali,
le oligarchie digitali sono uno dei grandi pericoli di questo momento. Quindi che cosa vuol dire? Dobbiamo suddividere evidentemente la fruibilità delle risorse, i canali che utilizziamo, più saranno i soggetti, più ci sarà evidentemente, forse meno oligarchia ci sarà. Grosso problema, gli archivi. L'archivio non è che si inventa, l'archivio, voglio dire, si struttura in un certo modo. E qui abbiamo un altro grosso problema, stiamo consegnando alle... meno male che c'è Google, diciamo, no? Meno male che c'è G Suite, ma non possiamo consegnare tutto quello che la scuola sta facendo in un unico cloud sostanzialmente. Quindi capiamo qual è la riprendibilità del dato. Archiviare e conservare non sono sinonimi, quindi dobbiamo imparare a conservare una risorsa digitale per poterla riprendere nel tempo. Il collegio docenti, certo, lo si può fare, ma la validazione della costituzione del collegio docenti piuttosto del consiglio di classe, come la facciamo la validazione giuridica? Il documento che sarà formato a seguito del consiglio dovrà essere sottoscritto in diretta o in differita, o ancora torneremo a scriverlo per poi incollarlo sul registro dei verbali? No, entriamo in questo tipo, cioè, ci vorrebbero altre per esaminare tutti gli aspetti, grazie, ci vorrebbe veramente, veramente moltissimo tempo. Invece la questione sì, del fatto che le piattaforme siano diverse può aiutarci a, come dire, a curare meglio i nostri contenuti, perché condivido anche per altre considerazioni sul fatto che non tutto quello che si fa va conservato e non tutto quello che si fa esiste un momento, come dire, unico nell'apprendimento e nella lezione. In termini molto più, se c'è una cosa che il lockdown, quindi la chiusura in casa, a cui ci ha costretto questa chiusura in casa, è che improvvisamente le scuole sono davvero diventate pubbliche. Cioè non c'è più stato parlo soprattutto delle scuole, ovviamente non dell'università, ma per tutto il resto non c'è più stato il docente che chiude la porta dell'aula e ha la sua classe a cui fare lezione, no? Questo è stato uno shock anche per molti, io sento molti docenti e alcuni sono preoccupati del fatto che, come dire, i genitori, altri possono ascoltare quello che viene detto in aula, come viene condotta la lezione, che cosa, no? E quindi anche questo è una cosa a cui dobbiamo abituarci lavorando nella scuola, che improvvisamente, come ai tempi di Socrate, si parla in piazza, no? Non si parla più nel chiuso di un'aula. Va bene, io vi ringrazio, chiedo se il professor, prego, Francesco Ziosi, volentierissimo. Sì. Il microfono da attivare. Sì, mi sentite? Certo, sì. Okay. Credo che curiosamente il discorso della validazione formale e delle piattaforme siano abbastanza simili, cioè è stato citato prima il CNED. E il CNED è una cosa interessante, cioè questo enorme contenuto di materiali didattici sviluppato dai francesi che in questo momento tutte le scuole della Francia attingono. Quindi allora è un lavoro strutturale che durerà anni e mi chiedo se forse a livello seminale, proprio per non dipendere dalle oligarchie digitali e per dare un futuro concreto questa riflessione, non si possa negli organi competenti sviluppare l'idea di un qualcosa di simile, cioè delle piattaforme che permettano la validazione dei procedimenti formali, l'archiviazione e una produzione di contenuti che possa essere tutelata nel suo sviluppo e nella sua diffusione. Quindi questo è un tema che su cui all'estero si sono già mossi e su cui in Italia credo che siamo greenfields, come si dice in America. Sì, su questo aggiungo solamente una cosa, sono certo molto d'accordo su tutti gli elementi. Uno, sulla molteplicità delle piattaforme, considerando che però ci sia un progetto didattico. Cioè, quello che mi spaventa è usare a caso piattaforme a caso per l'incapacità delle persone di gestirne una o l'altra. Perché va benissimo, come ho fatto io, avere su Blackboard la classe, farli organizzare in gruppi su Telegram e usare Drive per condividere i materiali. Cioè nel momento in cui c'è un progetto
no? Didattico, va benissimo. L'altra cosa è, in questo momento abbiamo lavorato sul soluzionismo, cioè abbiamo preso le soluzioni che avevamo in casa. Questo è il problema. Io, il problema che avete voi rispetto alla proprietà, i materiali che vanno in giro, eccetera, non ce l'ho perché la mia università tempo fa ha fatto la scelta di usare Moodle, che è una piattaforma, come dire, che ti installi in casa, che gestisci lì. Fondamentalmente abbiamo le classi che sono chiuse, quindi non è che girano i materiali da una classe all'altra. È ovvio che è tutto più pubblico, come diceva Puchino prima, perché, come dire, hai gli schermi che danno su delle case. Però dipende, cioè, quindi noi il problema del copyright, o avere un repertorio, sei tu che decidi cosa tenere per il futuro e che cosa invece può essere degradabile. Ecco, questo, come dire, fa parte, però anche questa ce la siamo trovata cioè è una soluzione d'Ateneo, ma ce la siamo trovata per caso. Altre soluzioni per quanto riguarda le università, molte università utilizzano tutte le stesse piattaforme perché era stata fatta una convenzione anni precedenti con la CRUI, che è il, come dire, che raggruppa tutte le università, per cui era molto conveniente avere come soluzioni o Meet da una parte o Teams dall'altra o qualche cos'altro. Cioè, fondamentalmente in questo momento stiamo capendo anche questo, che di alcune cose ne abbiamo bisogno, ma lavoriamo con quello che abbiamo in casa. Diverso è, come diceva Francesco, avere un progetto nazionale, però questo, come dire, richiederebbe uno step ancora più intelligente, diciamo. Professor Terluccio. Grazie, professor Terluccio. Sì, ha alzato la mano, prego. Sempre il microfono. Volevo farvi sorridere su un episodio che probabilmente anche molti di voi hanno letto sui giornali. Era il caso di un insegnante, non ricordo bene se delle medie o delle superiori, che nella sua classe tradizionale aveva 20 studenti e in realtà quando erano collegati non erano 20, erano 28. E allora chiedeva chi erano le persone in più. Erano 8 ragazzi che hanno apertamente dichiarato che non avevano le lezioni online nella loro classe e quindi si erano uniti alla classe dei loro amici, e quindi una modalità italiana dove hanno dovuto di superare il digital divide dicendo vabbè, casa mia funziona, ma quella del mio amico funziona, vado a sentire la lezione dal mio vicino. E quindi a volte il genio italiano nella difficoltà trova soluzioni che i protocolli forse non avevano ancora pensato. Tutto qui. No, grazie, è veramente divertente, ma penso estremamente vero. Io adesso intervengo anch'io non facendo più il chairman, no? Cioè noi stiamo lavorando a, professore Randoni lo sa, ma anche qualcun altro, stiamo lavorando veramente all'idea di una piattaforma. La nostra idea è quella di un'operazione come potrebbe essere quella dell'enciclopedia, cioè dove ciascuno contribuisce alla costruzione di una grande enciclopedia pubblica, no? Di un grande archivio pubblico, segue alcune metodologie didattiche precise e insomma, come dire, verificate, guidate dall'università, dai docenti, dalle cose, e che sia a disposizione non solamente in tempi di crisi. Mi sembrava prima di aver visto qualcun altro che voleva intervenire, forse no? Allora va bene. L'ultima questione che avevamo sul tavolo, e direi che con questa, se mi date la vostra opinione, chiudiamo, è che come fate gli esami? Come saranno gli esami di maturità e come sono gli esami universitari? Lo diciamo al nostro pubblico perché ci sono genitori particolarmente interessati e anche a scoprire che cosa succederà dei ragazzi che l'anno prossimo dovranno iscriversi all'università. Quindi vi chiedo rapidamente come funzioneranno gli esami di Stato, professoressa Giovanna degli Esposti, e come funzionano quelli universitari. E poi cosa deve fare un ragazzo che a settembre dell'anno prossimo si iscrive all'università? Guarda, per quanto riguarda l'esame di Stato, io ahimè non ho la sfera di cristallo, non sono nell'equipe della ministra Azzolina, né devo dire in questo momento vorrei esserci data la complessità della situazione. So quello che sapete tutti, vale a dire ho letto sui giornali, per cui solo orale, adesso si va verso l'indicazione del almeno la presenza a scuola e quindi una commissione che è composta da 6 commissari
esterni che le scuole hanno già designato, perché il tempo era entro il 30 di aprile, perché ci sono consigli di classe che hanno ben più di 6 docenti, quindi comunque all'interno ne vanno individuati 6, tenendo presente le materie di indirizzo, insomma un po' ogni consiglio di classe deve fare delle valutazioni legate al tipo di didattica che ha impostato per quella classe. Il presidente esterno, quindi si ipotizza, e l'idea è quella di far venire a scuola i ragazzi in orario, ovviamente uno segue l'altro, insomma non in contemporanea, ma come poi era anche negli orari precedenti degli esami di Stato, non più di 5 al giorno, iniziando sempre il 17 di giugno. Adesso il tema sarà quello di capire quanto peso verrà dato al colloquio dell'esame, al colloquio orale, perché certo, per arrivare al punteggio di 100, che non cambierà, e per arrivare anche alla lode, perché se lo meriterà, bisogna insomma capire quali criteri verranno alla fine scelti. C'era l'ipotesi 40 punti al curriculum e 60 alla prova orale, adesso sembra che invece si sia più orientati verso i 60 al curriculum e 40 alla prova orale. Insomma, siamo in attesa, dovremmo avere però notizia nel giro di qualche giorno. Questa ordinanza, questo decreto del ministro dovrebbe essere quasi pronto, anche perché noi dobbiamo poi prepararci per questi esami, certo. Organizzare i consigli. Grazie. E invece per l'università cosa diciamo ai ragazzi che devono passare dal liceo o dalla scuola superiore all'università in tempi di lockdown? Quindi mi rivolgo a professor Turluccio, professor Grandoni, ma anche al professor Bocciartieri, insomma, che cosa... Abbiamo varie soluzioni, anche perché c'è una varietà di modalità di accesso già prima della pandemia estremamente ampia, da chi faceva gli esami scritti, chi valutava il curriculum, chi faceva scritto più orale, chi utilizzava il TOLC, chi usava il GMAT che veniva certificato dopo, quindi c'erano procedure... C'è l'imbarazzo della scelta. Sì. Quindi ogni coordinatore di corso di laurea, nell'emissione del bando che viene generalmente in questi giorni, definisce qual è la modalità di accesso. È chiaro che un numero significativo di studenti rende complicata la modalità di accertamento con una prova orale, anche perché 20 anni fa avevamo stuoli di docenti, assistenti, ricercatori che in 2 o 3 giorni interrogavano 200-300 studenti. Oggi immaginare con la struttura attuale dell'università di fare un orale a 300 persone ci vuole un mese, non è pensabile su quei numeri, dove in alcuni corsi di laurea sono 500-600 candidati, quindi impensabile fare prove orali con le attuali strutture. Quindi alcuni si orientano sul curriculum, altri si orientano su prove a distanza. Sulle prove a distanza si apre un universo, quindi come si accerta l'identità del candidato? È sufficiente che mostri la carta d'identità di fianco alla sua immagine? Sì e no, teniamo conto che questo è un concorso pubblico e quindi se qualcheduno viene escluso, il 101esimo in una graduatoria di 100 iscritti fa ricorso e quindi impallina tutta la procedura. Quindi ci sono terreni abbastanza scivolosi per chi vuole aprire contenziosi sugli esami a distanza. In alcuni casi si ipotizza anche un controllo a distanza, quindi viene eseguita la prova scritta con il computer, quindi domanda risposte multiple, con una piattaforma per così dire bloccata, ci sono dei software che controllano che il candidato sul computer utilizzi solo il questionario. In più c'è un altro software, Zoom, che verifica a distanza che cosa sta facendo lo studente, e quindi bisogna costruire delle, per così dire, delle stanze con 20 studenti e ogni controllore tiene sott'occhio 20 studenti. Io come coordinatore di corsi di studio ho pensato che quest'anno noi faremo la valutazione dei curriculum, punto. Perché già con le modalità degli scorsi anni ci si esponeva a rischi incredibili, immaginare di bloccare 100 studenti per un paio di mesi non ci è sembrato provvidenziale. Non sappiamo neanche che tipo di risposta avremo in termini di candidati, perché
è chiaro che a settembre, per le informazioni che abbiamo oggi, si lavorerà con modalità blended. Anche perché se anche volessimo tutti gli studenti in aula e dovessimo mantenere le distanze di sicurezza, beh, non abbiamo le aule. Cioè, abbiamo alcune aule con 300 studenti adesso, immaginate di dover creare una distanza di 1,5 metri tra uno studente e un altro, serve un'aula da 1200 studenti, quindi... ad oggi l'ipotesi è quella di avere delle lezioni blended, quindi con un'aula piena al massimo al 20% della sua capienza e gli altri collegati fuori. E quindi potrebbero ragionevolmente iscriversi anche molti studenti ai nostri corsi di laurea che prima non avrebbero mai pensato di venire a Bologna, perché sanno che buona parte delle lezioni potranno comunque seguirle da qualunque punto certo. d'Italia senza bisogno di trasferirsi. Certo. Gli accessi in termini di candidature lo scopriremo nel nostro caso a fine luglio, potrebbero essere 250 come lo scorso anno, come 500, oppure altri potrebbero dire, vabbè, visto che a questo punto posso seguire l'università qualunque, non sono interessato a Bologna, preferisco iscrivermi all'università a Milano, a Zurigo, a Barcellona, tanto comunque vedrò una didattica a distanza, quindi è un grande punto interrogativo, forse un po' per questo che per eccesso di prudenza alcuni corsi di laurea hanno preferito l'analisi del curriculum, quindi anche 1000 studenti sono 1000 curriculum da valutare, che è una cosa differente rispetto a scoprire a metà luglio che ci sono 1000 orali da fare a inizio settembre e che bisogna concluderli entro una settimana. Quindi diciamo che procediamo abbastanza a vista, ad oggi le soluzioni ipotizzate da molti sono orientate alla prudenza. Grazie, grazie. Ci sono idee diverse in altre cose, in altre università? State valutando altre cose a Urbino o nelle Marche? Rispetto no, a Urbino fondamentalmente, ma credo che tutte le università siano allineate, i sistemi sono questi, cioè o fai gli orali, abbiamo le piattaforme, oppure fai degli iscritti ai sistemi di, oltre a quelli che diceva il collega, ci sono quelli proprio di proctoring che non bloccano il computer, che però ti controllano comunque, vedono se ti muovi da una finestra all'altra, possono attivarti la telecamera e hai il controllo, certo. Ci sono tutti i problemi giuridici di questo mondo per accertare la presenza del candidato corretto, ci sarà per i concorsi, per altre forme, le università comunque stanno andando avanti. Secondo me vedremo però nei prossimi mesi, nel prossimo mese, come le università racconteranno la loro proposta formativa futura un po' meglio, perché io credo che comunque molte università, penso sicuramente quella di Urbino, cercheranno una proposta che garantirà anche la presenza di studenti a Urbino, cioè quindi con una duplice modalità. Cioè, paradossalmente mi immagino che uno studente di Barletta che voleva venire a Urbino verrà a Urbino e quello di Cattolica farà avanti e indietro come prima, cioè quindi fondamentalmente saranno quelli più vicini che utilizzeranno maggiormente la didattica online e quelli lontani magari in stabilità avremo la garanzia di stare in aula con la trasformazione delle aule, però, perché questo certo. È il momento in cui le università devono investire sull'edilizia da questo punto di vista, cioè avere delle aule che sono attrezzate per fare streaming, avere le lavagne non d'Ardesia, ma cioè sono un altro po' più avanti gli istituti che ci precedono, perché ma molte delle nostre aule, ovviamente se parliamo di palazzi storici, quindi sono una serie di problemi. Però sicuramente questa è un'occasione e so che molte università ci stanno lavorando per investire su l'ultimo pezzo di ammodernamento anche delle aule per ospitare il digitale in aula, che è l'altra cosa che forse manca in questo momento a diverse università. Sì. Bene, vi ringrazio tutti. Abbiamo messo sul tavolo una serie di cose interessanti, qualche soluzione l'abbiamo data. Nel senso che qualche soluzione è venuta fuori dalle vostre esperienze, è venuto fuori anche giustamente qualche interrogativo in più. Vi ringrazio moltissimo, siamo in streaming su Facebook e poi vi manderò anche il link YouTube a questa registrazione. Vi ringrazio molto, spero di avere di nuovo l'occasione di sentirvi e di parlare con tutti voi. Grazie a tutti e buonasera. Grazie, arrivederci.